La casistica, continuiamo a farci del male, i nostri scienziati per studiare devono andare all'estero per avere le sovvenzioni, i nostri ricercatori vengono ridicolizzati nelle trasmissioni televisive, accusati di voler speculare sulla salute dei testimoni, e questa è una vergogna, perché comunque in Italia, spero che oggi lo dimostreremo con l'intervento dei miei colleghi, anzi ne sono sicura, abbiamo dei cervelli, abbiamo delle ricerche magari più avanti di quelle degli Stati Uniti, mediaticamente ci piace farci del male. Io mi auguro che riusciremo a cambiare, che anche l'Italia riuscirà a non essere il terzo mondo dell'ufologia, perché i cervelli stanno anche da noi, forse soprattutto da noi. E ho concluso. Allora, prima dell'intervento del nostro amico Pino, Maurizio vuole dire un paio di parole su Philip Manto, che purtroppo non potrà essere presente tra noi, e adesso Maurizio spiegherà le motivazioni. Grazie. Allora, io ho visto Philip Manto 4 mesi fa in Inghilterra e l'ho trovato in ottime condizioni, considerando che comunque Philip è un giovanotto piuttosto robusto, di apparentemente sana costituzione, ma invece 6 anni fa si è beccato un infarto che lo ha quasi stroncato. Ha subito dei bypass e ha dovuto essere costantemente monitorato a livello medico. Incontrandoci per il convegno di Leeds, al quale ero stato invitato, abbiamo trascorso insieme 3 giorni e l'ho trovato in ottima forma. A quel punto gli ho detto, alla prima occasione possibile, e quella di Milano lo avrebbe confermato, ti invitiamo perché ci piacerebbe molto che tu possa ritornare qui in Italia, trascorrere con noi un po' di tempo, raccontarci che cosa vuol dire il fenomeno Abductions in Inghilterra e portarci le ultimissime sulla autopsia aliena, sul filmato dell'autopsia aliena. Ecco, era tutto ok, volo pronto, bagagli pronti, l'ultima telefonata con Melton 1 settimana fa, e invece l'altro ieri pomeriggio, mentre i computer della redazione vanno in tilt e parte anche internet, e per un'ora e mezza abbiamo un blackout di comunicazioni, quando riapro il computer mi trovo una mail che mi dice testualmente, ed è la stessa, è stata inviata anche qui all'Organizzazione di Sviluppo e Cultura, che dice che purtroppo, a seguito di accertamenti medici condotti su Philip la mattina dell'altro ieri, lui era stato costretto a restare in Inghilterra e quindi non avrebbe potuto partecipare a questa nostra manifestazione. È chiaro che in 2 giorni non è che si potesse sostituirlo d'amblè, ed è chiaro che non era possibile né chiamare dei ricercatori dall'Inghilterra, non sarebbe stato né carino né opportuno, quindi noi ci siamo semplicemente rimboccati le maniche e oggi cercheremo di in qualche maniera di sopperire a questa manchevolezza organizzativa non dovuta ovviamente a noi. Comunque io mi auguro che Philip si riprenda ancora di più, che i prossimi controlli medici, avendo subito dei bypass, io non lo so, voi sapete che poi gli ufologi hanno anche una stranissima affezione, una strana tendenza al suicidio. Non è il caso di Mento, Cioè, a lui gli ha preso proprio un infarto qualche tempo fa e ancora ne paga le conseguenze. Io gli farei comunque un applauso e poi è più tardi. Grazie. Adesso lasciamo la parola ad Antonello Lupino, ci presenterà una relazione interessantissima. Buongiorno, grazie. Allora, devo fare 2 premesse, anche io velocemente, sì, scusate.
scusate intanto per la voce un po' afona, vengo, anzi sono ancora influenzato, mi sono imbottito di farmaci per poter essere qua oggi. Quindi abbiate pazienza se magari in qualche momento, qualche passaggio non mi sentirete tanto bene come voce. Devo precisare una cosa, allora io nel mio intervento farò vedere delle cose non prettamente aliene, non prettamente terrestri, parlerò di una cosa, dell'altra, poi metterò in, come si dice, in contatto queste due cose di cui parlerò. È importante comunque alla fine di tutto questo discorso, che io non sono qua per convincere, come penso anche gli altri colleghi, per convincere voi di un qualcosa che esiste e di un qualcosa che non esiste. Io parlerò, come gli altri colleghi che seguiranno, di alcuni argomenti. La testa, naturalmente, su cui ragionare è la vostra. Voi dovete fare gli opportuni ragionamenti e le opportune critiche. Poi, se volete, possiamo fare un dibattito fuori, qua, con le domande, eccetera. Però questi sono dati che ho acquisito nei miei 30 anni di ricerche e negli ultimi 15 anni di ricerche, soprattutto sugli argomenti. Io ho interrotto questo argomento dei rapimenti perché era abbastanza tosto, perché è molto tosto l'argomento dei rapimenti, 2 anni fa, per dedicarmi a un altro tipo di divulgazione soft di questo argomento. Adesso lo riprendo perché è un problema che comunque sta riprendendo in diverse parti d'Italia soprattutto. E vedremo anche come c'è la collusione di un apparato militare strano anche nei rapimenti, soprattutto nei rapimenti. Non è una percentuale piccola di rapimenti ad opera militare. Quindi, dicevo, alla fine ragionate voi con la vostra testa, traete le vostre conclusioni, insomma, vediamo un po'. Una cosa, mi scuso perché ho allungato anch'io un pochino a causa della mancanza di Philip, il mio intervento dovrà durare 40 minuti, l'ho allungato un pochino per compensare appunto la sua mancanza. Se mi spegnete le luci, mi date un po' di video, cominciamo. Allora, io vi illustrerò alcuni casi, non tutti, sono tanti, italiani che ho indagato io di presunti rapimenti alieni che poi sono verificati essere reali rapimenti alieni con delle prove a sostegno. Naturalmente anch'io ho usato delle tecniche a sostegno, si chiamano regressione cosciente, per arrivare a una conclusione, a un ragionamento su quello che era successo a queste persone. Allora andiamo avanti. Il primo caso è quello di una ragazza che noi chiamiamo Ginevra per proteggere la propria identità, a Ferrara. Lei si trovava vicino a Ferrara, nel paese dove era nativa, si chiama Berna questo paese, a ritorno verso le 9 di sera col marito da Berna verso Ferrara, sono circa 20 km. A un certo punto nel loro tragitto vedono una luce davanti alla macchina, la luce si trasforma in qualche cosa di materiale, polonino, la ragazza dice, lo attraversano come se niente fosse, guardano nello specchietto e l'omino stava dietro di loro, quindi non l'hanno messo sotto. Fatto questo, arrivano a casa l'una di notte, passano i mesi, ma nessuno dei due, né il marito né la moglie, si pongono il problema di quello che è successo, come se fosse una cosa normalissima. Dopo un po' di tempo si rivolgono a me, e poi siamo andati anche un pochino troppo avanti. Allora si rivolgono a me e lei, la signora, questa Ginevra, mi chiede se potevo fargli una seduta di regressione cosciente, perché aveva dei ricordi, ragazzi, queste sono le peculiarità, aveva questi ricordi a flash di quello che gli era successo. Allora la sottopongo a regressione cosciente, e regressione cosciente viene fuori che questa ragazza, questa signora, era stata rapita dall'età di 13 anni. Da 13 anni, da quando aveva 13 anni, la portavano sempre via. E allora, nell'ultimo caso che si era verificato, lei mi descrive l'ambiente in cui era stata portata. Mi descrive un ambiente in cui lei si trova al centro, c'era, vedete dove è scritto rosso, questa è una ricostruzione fatta da lei, scritto rosso perché c'era un militare, un uomo vestito da un uniforme militare, alto circa 2 metri, che in mezzo alla stanza con tutti questi altri sirini che vedete tutti intorno, quelli piccolini, che gli giravano intorno, e questo uomo sembrava dirigesse tutto l'ambaradan. Allora, gli abbiamo detto di descrivere l'oggetto, lei ha descritto questo oggetto, poi naturalmente con il disegnatore siamo andati un attimino a fare un po' più chiaro questo oggetto, come vedete era un aereo di questo tipo qua, su cui stavano lavorando questi sirini. Poi gli abbiamo chiesto di descriverci la sala. Allora la sala è questa qua, vedete l'ha scritto loro, io, per identificarsi, come vedete lei si è fatta più grande e gli sirini più